Salve a tutti, sono Francesco Verso, scrittore di fantascienza e editor del progetto Future Fiction. Oggi vi parlerò di un libro di fantascienza cinese che abbiamo pubblicato un paio di anni fa in collaborazione con l'Istituto Confucio di Milano, che ci ha aiutato con la traduzione direttamente dalla lingua cinese. Questa antologia, questa raccolta di racconti si chiama Sinosfera e abbiamo qui raccolto alcune storie di autori che fanno parte sia, diciamo, di una generazione precedente di scrittori di fantascienza degli anni, diciamo, 70-80, sia una nuova generazione di autori che si chiamano Balin Ho, cioè appunto coloro che sono nati dopo gli anni 90. La fantascienza sta avendo in Cina un periodo di grande interesse, non soltanto da parte dei lettori, del cosiddetto fandom, tra virgolette, ma anche dell'accademia e di tutta un'intera filiera industriale. Insomma, non so se avete visto The Wandering Earth di Liu Cixin, se avete sentito appunto parlare dei suoi romanzi che sono stati tradotti in tantissime lingue. E quindi proprio per questo interesse, anche a livello accademico, universitario, questi libri sono particolarmente rilevanti perché hanno la doppia lingua, non il testo a fronte, perché sviluppano ovviamente i caratteri cinesi in una forma un po' particolare, ma comunque c'è la prima parte dedicata alla lingua originale, quindi il cinese, e la seconda parte alla traduzione in italiano. Di che cosa parlano queste storie? Diciamo che gli autori più in qualche modo affermati e tradizionali, come ad esempio Wang Jingkang, oppure Han Song, oppure diciamo Bao Shu, che è un po' a cavallo, hanno queste storie che un po' trattano sia di biotecnologie, cioè la storia di un incredibile miliardario che si reincarna in un corpo che cresce, cresce sempre di più, e quindi trapiantandosi continua a svilupparsi fino a diventare qualcosa di appunto disumano. Crescita che appunto rappresenta metaforicamente anche un po' quella crescita cinese che abbiamo sperimentato e stiamo vivendo, no, a livello globale. Invece Han Song si interroga su delle stampanti 3D, pensate un po' alle macchine che sono negli aeroporti, dentro le quali devono passare gli oggetti, con degli effetti particolari, cioè tutto quello che entra, qualunque cosa, deve passare dentro queste macchine che però ricreano la realtà. Quindi c'è una storia un po' distopica su quello che può essere il controllo sociale di queste macchine sulla popolazione. E poi invece ci sono delle storie, diciamo, piuttosto diverse. C'è la storia di due giovani autrici emergenti, molto brave, una come appunto Fei Tang, che parla di un fantomatico pianeta che sembra esistere soltanto nella mente di un artista performativo, con degli effetti appunto molto particolari su quelle che poi saranno i suoi rapporti con la figlia, rapporti molto turbolenti, una storia molto toccante. E da ultimo appunto un'autrice giovanissima che si chiama Fan Yilun, che scrive di una storia molto romantica, molto poetica, ambientata in una stratosfera terrestre dove la popolazione si è via via trasferita per motivi climatici, per motivi ambientali, ma anche per motivi bellici. E quindi in questa stratosfera le persone, proprio in tempi di distanziamento sociale, non hanno quasi più contatti, fino a che appunto due di queste navicelle entrano prossimità una dell'altra e lì succede qualcosa che ristabilisce delle relazioni umane da tempo perdute. Ecco, quindi sono dei racconti molto belli, molto interessanti, che gettano una luce nuova su quella che è la realtà cinese contemporanea vissuta attraverso il filtro della fantascienza. E vi invito a leggerla, si chiama Sinosfera, pubblicata da Future Fiction. Un saluto e grazie, alla prossima.
vorrei leggervi un brano di un racconto di Han Song che si chiama Controlli di sicurezza, pubblicato su Sinosfera. Ho scelto di andare nella Repubblica Popolare Cinese. Secondo le statistiche ufficiali, è la nazione più sicura al mondo. Ottengo un permesso temporaneo di residenza a Shanghai e vivo dei sussidi del governo. La metro cinese non ha controlli di sicurezza. Sono veramente così sicuri? Ho perso ogni interesse nella metro. Quando sono annoiato, vado in un internet caffè e navigo in cerca delle notizie sull'America. Ci sono così tante notizie sull'America in rete. Ho scoperto che la mia patria, anche se mi sembra ancora familiare, sta di fatto cambiando ogni giorno. Non sono soltanto i beni portati dai passeggeri che vengono sostituiti. Per assicurare la massima sicurezza possibile, ogni giorno gli interi Stati Uniti d'America vengono rifatti. I cinesi osservano e analizzano l'America con grande interesse. Hanno scoperto che tutto il territorio degli Stati Uniti è pieno di nanomacchine, dalla campagna rurale alle grandi città, dai larghi fiumi alle montagne maestose. Ogni cosa viene rinnovata ogni giorno. Le cose pericolose non hanno più un nascondiglio in questa terra. Ma questo fenomeno può essere osservato solo da fuori e a distanza. A nessuna persona proveniente da fuori è permesso entrare negli Stati Uniti. Teoricamente nessuno può passare attraverso il sistema di sicurezza della frontiera americana. Gli americani che sono all'interno dei confini del paese non possono rilevare i cambiamenti perché pensano che ogni giorno sia uguale ai precedenti. Qualche volta mi chiedo se i cinesi stiano osservando e analizzando questo fenomeno perché sono preoccupati che l'America possa un giorno impiegare questa tecnologia per sostituire altre nazioni o addirittura il mondo intero.